Good afternoon, everybody. So we're here for the talk on engaging inclusively, diversity and inclusion in public engagement. And if we could quickly go around the room, and you could just say your name and briefly what your affiliation, if you're a scientist or if you're, you know, you work at Kaposkari, what field you're in, and we'll just quickly go around the room. I'll start with me. My name is Giulia Bencini. I'm a professor at Kaposkari, and I'll pass the microphone to my guests here, my speakers. I'm Giulia. Yes, I'm Giulia Oblak. Okay. I'm Simone Boso. Sorry. I'm so Simone Boso. I'm Giovanni Morandini. And I'm Margherita Greco. Okay, so in the back, if you can have your names. Should we talk to the mic? It's okay. You can just say your name. You can just say your name. My name is Dario Pellizzoma. I'm head of research here at the Kaposkari University. Yeah. My name is Panagiotis Athanasopoulos. I'm a Maritime Fellow here in Kaposkari. Thank you. Just say your name. My name is Cosmi Corrado. I'm teaching in Mestre, the middle school. Okay. You can speak whatever language you want. I'm speaking English just because it's easier for me. You can speak Italian. Possiamo parlare qualsiasi lingua. I'm Chiara, mother of Giovanni. Ah, very nice to have you here. Rossano, padre di Giovanni. Very good. Very nice to see you here. And this side? Okay. Okay, thank you. All right, so design for Giulia. Giulia, chiedo scusa, manca una persona, Chiara. Oh, la Chiara! Last but not least, Chiara, sorry. Yes. Sorry, Chiara. All right, let's start over. So when we talk about design for inclusion or inclusive design, also known as universal design, or design for all, we mean that when we plan any new event, like today, we plan for human diversity from the beginning of any new project. And this is why we've chosen to start our Research Communication Week by asking you to entertain or to think about a wider audience than you perhaps would typically do. And the audiences that we have in mind today are the millions of people who are still at much greater risk of exclusion from a wide range of roles in society, such as people with disabilities. And today, we focus on less visible disabilities. So we're going to present some projects that address diversity and communicate an inclusive message in a way that's engaging, socially innovative, and creative, and trying to tie across basic and applied science, technology, and art. So here's the plan for today. Giulia B, that's me. I'll give you some background on the link between disabilities and sustainable development, a general framework for disability and inclusion, and then I'll talk about briefly the different types of considerations you might want to entertain for different types of engagement, so some practical tips. Then Giovanni will present his project, his research project,
which is an advocacy and public engagement project for university students with Asperger's syndrome. Then Julia Oblak and Simone will talk about Blind Wiki, which is again an advocacy art project. It's a participatory art project, and they'll comment on web accessibility for blind people. And finally, last but not least, Margherita will surprise us. So what's the link between sustainability and disability? Compared to the previous UN agenda, you might remember the Millennium Goals. These are lofty goals that nations agree upon. They will achieve these goals by 2015. So those were the Millennium Goals. The 2030 goals are called the Sustainable Development Goals, or 2030 SDGs. And what's really remarkable and exciting is that for the very first time, they made explicit mention of persons with disabilities. So here's an example. Objective number 10, among other things, so objective number 10 is to reduce inequality within and among countries. And it explicitly says that nations commit to empower and promote the social, economic, and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion, and economic or other status. So other goals mention disability explicitly. But importantly, our sustainable development goals are related. So there's an interaction between them. For example, we know that the highest number of people with disabilities are actually people who live in poverty. And the girls that have disabilities are much less likely to receive education, and they're much more likely to be victims of violence. And women with disabilities, on average, are less likely than men with disabilities to be fully employed. So we can see that inclusion is in fact a benchmark for sustainability. So if we manage to meet the Sustainable Development Goals, and it's good to aspire to them, if we can achieve these goals for the most vulnerable people, then we need them for all. So apologies to Mr. Trump, he's wrong. Let's look at other developments. So millennials, the millennial generation, which is luckily the future, our future, so those born roughly between the mid-80s and the mid-90s, are much more appreciative of cognitive diversity. They see diversity as an asset. They value an inclusive culture, a culture that supports engagement, that supports empowerment, and supports authenticity. So millennials favor environments that allow people to be themselves. And as millennials will flood leadership ranks in the following years, their perspectives will demand a shift in the traditional view of diversity and inclusion. So millennials value positive values, they value inclusion, they value innovation, engagement, empowerment, creativity, connectedness, collaboration. But I've been talking about disabilities, and so what is a disability? Basically, disability isn't a static concept. There are no disabled people. There are situations that put people in a disabling situation. A disability arises from the interaction between a person's personal characteristics, physical, social, cultural, and the environment, such that the environment can have a negative role. So a negative environment makes a person more disabled, and we talk about the environment being a barrier in this case. A positive environment makes a person less disabled. So we talk about the environment being a facilitator. So in this interactive framework where we recognize the role of the environment, in fact, a person may have a disability in one situation, in one environment, but not have the disability in another environment, if the environment is favorable for the person's flourishing. So this is really good news. We can all operate changes in the environment so that it becomes inclusive and flexible for all. What do we mean by the environment? So the environment obviously refers to the physical environment. So we're all aware of
physical barriers for people with mobility problems, people with vision issues. So the physical environment can act as a barrier, and this is the built environment, but it also, we also think about lighting characteristics, sound characteristics of the environment. And then an important component of the environment is the social environment. So people's overt and covert behaviors are implicit attitudes and stereotypes about groups of people, and also the power relationships between people. So on this next slide, which is not showing up, All right, so on this blank picture, imagine a circle in the middle, a circle that says person in the middle, okay? So this is a person-centered view. And imagine that the circle is linked to another box that says environment, environmental factors. And then to the right of this circle, there's another box that says participation and activities. And imagine also that, so in this slide that's not showing up, I wanted to show the effect of the environment on either being a barrier for a person's participation or being a facilitator. So the point here is that we want to think of the interaction, okay? So we're all disabled some of the time, and sometimes more than once in a day. So when was the last time you were disabled? Can think of many times. For example, I'll give you a hint. When was the last time that you didn't understand somebody speaking? That's very easy to imagine, right? If I don't understand sign language, I'm disabled. Or the last time maybe you experienced an impairment in your ability to participate. We probably all have this idea in mind that we wanted to say something in a setting and maybe we didn't feel like our voice was being heard. Those are examples of situations that make you disabled. So I'm going to say something about language. So language is very important in communicating science. And as scientists, we write papers and we use jargon and we use certain types of constructions that are very specific, and they're necessary to make ourselves understood. So the whole aspect of text simplification that allows us to look at scientific text and in fact operate some common sense simplification operations that allow our messages to be more understood while at the same time preserving the meaning. So a lot of science communication, as I said, uses a format that apparently is easy, so maybe short sentences that maybe hide how complex they are from a syntactic point of view. So for example, science communication uses a lot of passives, and I'll show you an example in a second. And there's a lot of research, and this is partly the reason I'm telling you this, is because this is my field of research, that shows that syntactically complex sentences are very often difficult to understand for many groups of speakers. And this includes people who have either acquired or developmental language disorders, but also speakers that have limited experience due to lack of exposure. So, for example, people who are deaf and who've had limited exposure to language, people who have had a stroke and maybe have a language impairment called aphasia, and cases of dyslexia, and anytime we're less proficient in another language, so second language learners. So syntactically complex sentences are hard for a wide range of people. So we can automatically do things, and here's, this is just to show you of how we can simplify a text. And this is actually from a paper I wrote. So I'll just show you. The first sentence says, participants were tested individually. This looks like an easy sentence, right? We do this all the time. But that's a passive. Participants were tested. I can turn it into an active test sentence. I can say, we tested speakers, and so on. So sometimes we need to operate these simplification operations to make text more accessible. There are different types of
public engagement. And in this chart, I'm going to comment on a couple of them. So we may want to inform and engage the public. So, for example, do a press release, news media, science fairs, festivals, open houses, open labs. So this is when scientists are communicating the output of their research to the broader public. This type of communication is a one-way communication, so from your lab, your organization, to the community. And we want you to consider, as part of the community, people with disabilities. But in this case of public engagement, in this form of public engagement, the community has no real input. It's a one-way conversation. There are more participatory types of communication that involve consulting, right? So this is more of a conversation, a two-way communication between your lab, your organization, and groups of people. So you may want to do surveys of people or focus groups and get input. The next step is involvement. So for example, you might actually want to directly work with the community and including seeking feedback from the community. And finally, the last form of public engagement is actual collaboration, where you receive input from the community, for example, through advisory boards and reference groups. So, with this short introduction, I'm going to come back to the plan for today and present our next speaker, Giovanni Morandini, who's going to come up to the microphone and I will help with a video. Parlo in italiano, Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Morandini, sono uno studente magistrale e sto per laurearmi in filologia e letteratura italiana. Faccio anche parte del Collegio Internazionale di San Servolo, la scuola d'eccellenza della nostra università. Sono qui per presentarvi un trailer estratto dall'audio documentario Alias Cronache dal pianeta Asperger, che ho realizzato durante il mio stage curricolare di 3 mesi a Rai Radio 3 a Roma. Potete ascoltare l'intero audio documentario e potete trovare i podcast di tutte e 3 le puntate, che durano in totale 45 minuti, nel sito di Rai Radio 3, sulla pagina del programma 3 soldi. Il programma ha avuto un certo successo, posizionandosi 4° nella classifica del podcast iTunes. Com'è nata l'idea di questo audio documentario? In modo quasi casuale. Negli ultimi 3 mesi dello scorso anno, come dicevo, ho svolto il mio stage a Roma presso la redazione di Tutta la città ne parla, il popolare programma radiofonico condotto dall'ex caposcarino Pietro del Soldà. Ma cosa c'è di speciale nel mio stage? Il fatto che io sono portatore della sindrome di Asperger, una sindrome autistica ad alto funzionamento. Al momento di iniziare lo stage a Rai Radio 3, ho pensato che fosse meglio avvisare la redazione delle mie caratteristiche. E allora Pietro del Soldà, il conduttore del programma, e Cristiana Castellotti, la curatrice e mia tutor, 2 persone estremamente gentili, disponibili e sensibili, mi hanno messo in contatto con Daria Corrias, redattrice del programma di Radio 3, 3 soldi, un programma di audio documentari. E Daria mi ha fatto conoscere Jonathan Zenti, il regista con cui ho collaborato. Daria mi ha proposto di scrivere e raccontare proprio la storia del mio stage e, partendo da questa, anche alcune esperienze della mia vita e il mio modo di relazionarmi con il mondo. È stata una collaborazione molto proficua. Con il regista Jonathan mi sono trovato subito in sintonia. In questo lavoro sono stato aiutato soprattutto dalla mia esperienza radiofonica, infatti collaboro con la nostra web radio universitaria, la mitica Radio Capuscari, fin dal primo anno di università, con un programma jukebox letterario in cui parlo di letteratura in modo ironico e paradossale, almeno quella sarebbe l'intenzione.
Sono stato aiutato anche dalla mia passione per la scrittura, per il cinema e per il teatro, anche grazie al cantiere teatrale di Capuscari, di cui faccio parte, tenuto dalla professoressa Elisabetta Brusa. In questo documentario ho finto di essere un alieno finito per caso sulla Terra. Ho pensato che quella dell'extraterrestre fosse la metafora più efficace per far capire il senso di estraneità che spesso noi Asperger proviamo di fronte alle norme sociali del resto dell'umanità. Questa esperienza di stage è anche collegata alla mia tesi interdisciplinare per l'International College, che ho appena consegnato e che è dedicata appunto agli studenti con caratteristiche dello spettro autistico nelle università italiane. Il problema dell'accoglienza di questi studenti nell'università vede l'Italia in notevole ritardo rispetto ad altri paesi. La professoressa Bencini ce lo può confermare, avendo vissuto in America, dove invece il problema è stato affrontato da tempo, probabilmente perché la Silicon Valley, culla dell'innovazione a livello mondiale, c'è la più alta presenza al mondo di persone con caratteristiche dello spettro autistico. La nostra università, anche attraverso iniziative come quella di oggi, opera come agente quindi di cambiamento sociale. Questo anche sostenendo i propri ricercatori e mettendo in evidenza il loro lavoro. Proprio per questo ho intenzione di continuare il mio lavoro di ricerca e sensibilizzazione presentando un progetto di dottorato sull'inclusione degli studenti con sindromi autistiche nelle università italiane e straniere. E adesso vi lascio all'ascolto. Asperger.
mai capisco. Ognuno la chiama in modo diverso. I fatti sono questi. Da un po' di tempo mi sono associato a un gruppo di terrestri di Radio Corpuscari, web radio dell'Università di Venezia, e ho messo a frutto lo sguardo alieno della mia razza per creare il programma di letteratura Jukebox Letterario. In questa radio ho fatto la conoscenza, durante un seminario, del simpatico umano Pietro del Soldà, conduttore del programma di Radio 3 Tutta la città in parla. E così, quando è arrivato il momento, non ci ho pensato due volte a chiedere di poter andare per 3 mesi alla sede di Radio 3 a Roma per fare uno stage, che è quell'esperienza che ogni studente terrestre deve fare nella speranza di inserirsi un giorno nel mondo del lavoro, che è quella cosa faticosa e noiosa che tutti gli umani devono fare in cambio del denaro, che è quella cosa inutile ma al tempo stesso indispensabile per sopravvivere su questo pianeta. Buongiorno, Giovanni Marabini. Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la sindrome di Asperger fa parte dei disturbi dello spettro autistico. Terzo piano, 354. Ascensori a sinistra, grazie. Terzo piano, 354, ascensori a sinistra. È caratterizzato dalla presenza di difficoltà importanti nell'interazione sociale. Terzo piano. E da schemi inusuali e limitati di interessi e di comportamenti. Che non so bene cosa voglia dire. Interessi. Beh, di certo un interesse davvero fuori dal comune per la storia, per il cinema d'autore e per i libri. Comportamenti. Mi ricordo che fin da bambino tendevo a isolarmi e a inventare storie. Dopo un po' di tempo, in situazioni sociali, io ho sempre bisogno di isolarmi con i miei libri, il mio rifugio e la mia ancora di salvezza. Le regole del branco degli umani per me sono sempre state incomprensibili, per non parlare del linguaggio non verbale, assolutamente sconosciuto, e del ricordarmi i visi e i nomi delle persone. Scusate, sala 354? Giro destra. In fondo a destra. Ok, grazie. Va bene, in fin dei conti ero molto simile agli altri, quasi identico. Perché mi era così difficile far parte di un gruppo di persone allora? La sindrome di Asperger non sempre costituisce un disturbo, è una diversità che molte volte comporta un disturbo, cioè dà alla persona delle difficoltà nel funzionamento autonomo, cioè gli dà problemi nel lavorare o nelle relazioni affettive e sociali. Ma altre volte, quando è compresa, riconosciuta e valorizzata, può essere un punto di forza. Spesso mi chiedo in che direzione stia andando la mia vita. Dobbiamo andare dritti la prima parte, se non sbaglio, attraversare lo strada. Da che parte voglio andare? Allora, aperto. Che lavoro voglio fare? L'insegnante? Il filologo? Non so se ci sono portato. Il mio sogno sarebbe l'attore, ma temo sarà difficile. Oppure lo scrittore. Ma non so se sono capace di scrivere un vero libro. Se per dritti. Riuscirò mai a essere indipendente, a vivere per conto mio, ad avere una famiglia, una donna, dei figli. Sono una persona adatta ad averli, li voglio avere. Guarda qua, il punto di riferimento cos'è? Da Dante. Ecco, il punto di riferimento. Domande senza risposta. La bussola sembra impazzita. Ma forse poi, alla fine, queste sono le domande che si fanno tutti gli umani. Alias è un essere umano o un alieno venuto dalla classica galassia lontana dall'anno? Confesso di non aver ancora trovato la risposta. Personalmente mi sembra di essere l'uno e l'altro. A volte tendo più verso l'umano, altre più verso l'alieno. Forse sono un ibrido. Ma è davvero così importante saperlo? I come from a world that no longer exists. Quello che conta è che se e quando lo voglio, sono capace di confondermi in mezzo ai terrestri, rendendomi quasi irriconoscibile, come un ultracorpo. E soprattutto che se e quando lo voglio, posso usare la mia diversità e i miei poteri per fare delle cose belle e uniche che aiutano me e gli altri. L'ideale sarebbe riuscire a conciliare le due parti. Da un lato Superman, che volando e usando la sua forza sovrumana sconfigge il crimine e salva Metropolis. Yeah, this world of yours, men would call me a Superman.
dall'altro Clark Kent, che non ha nulla di speciale, ma è comunque un bravo giornalista che conquista il cuore di Lois Lane. I have no name. Well, how about Clark Kent? Yeah. Un uomo normale e un supereroe alieno, tutto in una sola persona. In fondo, sotto sotto, tutti possiamo essere così. So this has to do with the informed type of public engagement. What do you need to do to make your documents accessible when you have images, diagrams, graphs, and tables? So Word documents are generally accessible to people with low or no vision if they're using electronic screen readers. Whenever you plan engaging with people, so outreach to people with visual disabilities, consider providing an audible version of a document or a braille transcription. And all electronic publications, in all of your electronic publications, provide either descriptions below your images, or you can also use a very useful feature in Microsoft. So Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, has an alt text feature that actually allows you, when you format a picture, to actually enter a title and a description of the image, and then screen readers will read over the title and the image. Microsoft Office 2010 and Acrobat Pro and some other programs also have accessibility checkers. So this feature allows you to automatically check a document for this type of accessibility issue. So, as I said, electronic Word documents generally are accessible, and I'm going backwards, all right? So, same thing for the guidelines having to do with web content. So, there are many types of regulations, but the basic idea is that you want all website information to be perceivable. That means available, make things available in multiple formats. So for example, non-text content also available in text form. It needs to be operable so that people can navigate without problems. And for example, they can navigate through pages via the keyboard. And so that this is also just pose problems for people who may have seizures. You want to make your communication understandable, easy to understand, and so that website design is easy to interact with, minimizing error, and robust. Robust means compatible with other technologies. So for example, assistive technologies. So in a public engagement event with people who may be blind or vision impaired, you want to make sure that at the beginning of a meeting, everybody knows you're there. So this facilitates a round of introductions. And if you can't introduce everyone, then make sure that you note key people and the presenters. And this is in order for people to know where people are, so where they are in the room. And therefore, unlike traditional academic practices where you're encouraged not to read off the slides, that's what I always tell my students, do not read off the slides, it's actually useful in these situations to read the content of the presentation in full. And then, if you have an image, describe the image and make sure that you explain diagrams, graphs, and tables. Sometimes people with visual disabilities or other disabilities, including all kinds of other disabilities, may actually come to an event with support persons. And it's important to know here that the person with the disability is your interlocutor, not the support person or family member. So look at people, always talk to the person with disability, not the support person, unless instructed differently.
And this page also had an image, which is not showing up. This slide talked about support animals, right? So you want to make sure that support animals who are working animals, they accompany people with vision impairments, sometimes people with seizures. So you want to make sure that animals, support animals are allowed in the venues. And again, these are not pets. These are actually working animals, and it's a really good idea actually not to distract them or talk to the animals or engage them unless instructed. It's a very basic thing to note. And at this point, I'm going to call Julia Oblak and Simone Bozzo up here with me, and we're going to start the next presentation, which is Blind Wiki. La Venezia che non si vede, and I will be starting the video in a minute. So I'm going to hand over the microphone to Julia. Thank you. Thank you very much. All right, and I'm going to start the video. So we will comment on the video. Second, I started. Blind Wiki, unveiling the unseen. In Venice, since February 2017, a group of 55 citizens with vision loss, students and volunteers, employed mobile phones to share their own urban experience by posting geolocated audio recordings on the Blind Wiki platform. This video documents the process of Blind Wiki citizen cartography and the resulting connected soundscape, designated by the most popular text published by the participants themselves. Julia walking with her white cane along Campo Santa Margherita. Julia says in Marciana Library, mi chiamo Julia Oblak. My name is Julia Oblak. I'm from Spilimbergo, a small town in the Pordenone area. I'm 22 years old, and I just finished a degree in cultural mediation at the University of Udine. Now I work with Blind Wiki. Julia is recording a post infrared area. As you explore the city with the tip of your cane, you see that there are steps leading straight into the water. You are by a barcarizzo, mooring steps. When you are in this area, pay attention to the stop signs, because the gate should be closed, but sometimes it isn't. If it's open, make sure to stop. Stefano says, barcarizzi, mooring steps, are stairs you use to board boats in the canal. Barcarizzi are dangerous, and I think of them as killer steps, because for blind people and others, they could cause plenty of trouble. Laura says, for blind people and others, they could cause plenty of trouble. Laura says, there is a big barcarizzo behind me. This one has lots of steps and it's really dangerous for us, so I'm very careful not to move around too much. Images of dangerous moving steps. We're going to stop in a minute, and Simone and Julia are going to comment on some of the features of the video. In italiano, scusate la mia. Come avete potuto vedere, c'era la voce sotto che commentava, in questo caso in inglese, e questo serve per noi nel momento in cui ci sono immagini, nel momento in cui non esistono altri audio se non quelli del film, quindi non ci sono dialoghi. E quindi questo è il classico processo di audiodescrizione che appunto serve per rendere accessibili i contenuti dei video.
Vuoi aggiungere qualcosa, Simone, in questo punto? Credo che l'unica cosa che si possa fare in questo caso è appunto rimarcare più che altro appunto quello che hai detto tu, l'importanza soprattutto nel caso della disabilità visiva e quant'altro, di audiodescrizioni nel caso di immagini e per l'appunto l'importanza della, che la voce assume in queste circostanze, ecco. E soprattutto, se posso permettermi, appunto, lo scopo che BlindWiki continuamente costruisce e porta avanti, che è appunto proprio l'inclusione. Morta is a street that dead ends in a canal. There is no protection whatsoever. So you need to be really careful, or you end up in the water. However, the sounds and smells of the water keep us from falling in. You can really hear and smell the water here. Potevi interessare quello che attraeva me. Anna is recording a post in Rialto Area. There is a very important stone that pays tribute to a very important woman. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia was the first woman in the entire world to graduate from university in 1678. Felice is recording a post in Santa Croce Area. Once I looked in a life-sized bas-relief of a man, wrapped in a veil, with his hands facing upwards, and his bird, he could be a bishop, a saint or Christ. Anna is recording a post in Ghetto Area. The Shoah Memorial is behind me. The names of all the Jews that were killed in the concentration camps are engraved on it, and there is a sculpture that depicts soldiers and Jews. Cristina is recording a post in Cannaregio area. Right by the main door and the side entrances, there are sculpted columns decorated with floral and animal motifs. Next to the doors, there are medallions that you can touch. The background. Simone says, over here there is a dark greenish bush around some kind of archway. It leads to the main path, which leads to the exit and to other parts of the compound. For everyone to participate, regardless of their age, social class, condition, abilities or disabilities. It's exciting because the project is open to everyone, so everyone can get involved, network, meet lots of new friends. That's what it's been for me. It makes you feel like you are part of something much bigger than yourself. Mario says, I really hope everyone will keep it alive. Long life, BlindWiki. Giulia walking with her white cane along Dorso Duro area. Thank you.
Allora, Blind Wiki sta andando avanti. Sì, sta andando avanti ancora ora, perché Blind Wiki appunto non finisce. È un'applicazione che è tuttora attiva e tuttora è utilizzabile da tutti, perché sebbene sia nata per i ciechi, ci siamo accorti nel corso del tempo che soprattutto nella modalità di mappatura di gruppo, che è quella che abbiamo utilizzato in questi mesi, ci ha permesso di creare moltissime relazioni sociali, eliminando tutte quelle che potrebbero essere le diversità, anzi non eliminandole ma al contrario valorizzandole. E sta andando avanti quindi Blind Wiki, abbiamo un padiglione aperto alla Biennale di Venezia in San Pietro di Castello, dove appunto è esposto questo video e dove c'è anche la possibilità di testare l'applicazione che abbiamo usato per registrare le informazioni. E oltre a questo sono organizzati dei tour in barca dove viene raccontata la Venezia che non si vede, attraverso un giro nei canali dove si cerca di raccontare quello che è il silenzio della città e tutte le cose a cui normalmente una persona non presta attenzione perché si basa esclusivamente sul senso della vista. Quindi queste tour saranno per tutta la biennale durante i fine settimana. E Giulia? Io sono una delle guide, sì. Non volevo dirlo. Comunque, volevo solo aggiungere che è importante quello che si diceva prima, appunto, sul computer. È importante rendere appunto i contenuti accessibili, perché anch'io ho studiato all'università, quindi so cosa vuol dire essere una studente disabile, so cosa vuol dire quanto è facilitata la vita con i contenuti più accessibili, quindi con le descrizioni testuali sulle immagini. E devo dire che la mia vita è stata molto facile, molto più facilitata dall'ingresso delle tecnologie, anche perché molti più libri sono reperibili, e quindi comunque è un aspetto che si può sempre migliorare, su cui c'è comunque sempre da lavorare, ma magari questo ce lo confermerà anche Simone. Esattamente, non posso altro che fare questo, cioè confermare quanto l'importanza appunto soprattutto del progetto per quanto riguarda appunto l'esperienza, questa esperienza che in un certo senso ho conosciuto quasi per caso, ecco, ed è diventata oramai un'abitudine, quasi un costume, quindi è qualcosa che si integra anche all'interno di quella che è soprattutto appunto lo scopo delle mappature, cioè rendere le cose più spontanee possibili e più aperte possibili a tutti. Appunto, come diceva Giulia, è un'applicazione che non è sviluppata in base per l'appunto alle esigenze di non vedenti, ipovedenti, eccetera, però ci sono anche, può essere utile anche a molti altri. Quindi ecco, l'unica cosa che posso dire, o perlomeno una delle poche cose che potrei dire, è che per me personalmente è risultato un cambiamento notevole, perché finalmente appunto questi contenuti, che spesso e volentieri per chi appunto o non ci vede o ha una riduzione nella vista eccetera, sono spesso appunto inaccessibili, finalmente è qualcosa, devo dire, se mi passate il termine, proprio di innovativo e rivoluzionario questo progetto, proprio come anche nella risonanza che ha avuto e nell'importanza che ha assunto, ecco. Quindi tra l'altro aggiungo che ho avuto l'onore di fare questa esperienza in barca, avendo anche come guida Giulia, e osservare con gli altri sensi per me ha significato molto, perché pone l'attenzione su qualcosa che risulta a volte più interiore che visivo, appunto basato sulle immagini, qualcosa di più proprio personale, e rende quindi l'esperienza unica e, se possibile, proprio qualcosa che
ci porta un po' alle, alle nostre radici. Bene. Grazie. Nelle immagini che non si è vista, ci siamo dimenticati di dire, ma lo diceva la slide, che questo progetto è un progetto d'arte di un artista catalano, Antoni Abad, che molti di noi abbiamo conosciuto, e quindi questa è stata la sua idea di, una, di un progetto di arte inclusiva, partecipativa, che coinvolge persone di tutte le provenienze. Abbiamo girato a Venezia per molti mesi insieme a fare queste registrazioni audio geolocalizzate. Bene, allora, I have switched into Italian without realizing it. And our next presenter now is Margherita Greco, and she's going to surprise us. Buongiorno, sono Linda, interprete italiana. Come posso essere utile? Buonasera Linda, sono Margherita e ho preso appuntamento con lei perché sto facendo una piccola presentazione, come può vedere qui in un'aula, con delle persone che insomma ci stanno osservando. Stiamo parlando di inclusione e accessibilità soprattutto. D'accordo. Allora, la mia in realtà non era una sorpresa, è soltanto un diverso modo di rendere accessibili i contenuti alle persone sorde. Finora abbiamo visto Laura, l'interprete che ha interpretato finora dall'inglese alla LIS e dall'italiano alla LIS. Ora vediamo appunto Linda, che sta interpretando dall'italiano alla LIS, la lingua dei segni italiana, per le persone sorde o segnanti. Io sono Margherita Greco, sono interprete di lingua dei segni italiana, ma quest'anno sono soprattutto una segnista di ricerca del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari. E la mia collaborazione è con Visit, ora l'interprete ci farà vedere anche il segno di Visit. Visit è un'azienda che spin-off dell'Università Ca' Foscari Venezia, che si occupa di video interpretariato a distanza, non solo in lingua dei segni, ma anche nelle lingue vocali, ben 25 lingue vocali. Quindi si tratta di accessibilità linguistica non soltanto per le persone sorde, ma per le persone che semplicemente utilizzano una lingua diversa dalla nostra. Ora Giulia parlava in inglese, per me era molto meno accessibile l'inglese rispetto alla lingua dei segni italiana, quindi guardavo Laura. Chiedo scusa Giulia. Il servizio che propone Visit è Visit Live. E il mio progetto di ricerca è un po' un aggiungere un piccolo servizio ad un servizio che già esiste da qualche anno e si chiama Visit Live for Conference. Finora Visit Live è un servizio che è stato utilizzato per gli incontri, ad esempio in ospedale oppure da un medico, da un avvocato, quando una persona straniera o una persona sorda si reca appunto presso queste strutture, può utilizzare un interprete in presenza oppure collegarsi in videochiamata come stiamo vedendo ora grazie a Visit Live ed avere l'interprete con sé. E la mia ricerca è iniziata con uno studio di bibliografia e servizi che allo stato dell'arte nel mondo, in Europa e in Italia vengono offerti. Visit non è l'unica azienda al mondo che si occupa di video interpretariato a distanza, ma in Italia è una delle poche e ha voluto approfondire questa ricerca di interpretariato anche in situazioni di conferenza, come ad esempio convegni, seminari o lezioni universitarie. Questo perché deve essere importante che tutte le
persone, anche le persone sorde, possano accedere a tutti i contenuti all'università o durante i seminari e convegni, naturalmente. Io parlo soprattutto di università perché la mia ricerca è iniziata proprio qui a Ca' Foscari e ho iniziato a fare delle prove tecniche della piattaforma che già esiste e ho cercato di capire se effettivamente fosse possibile avere l'interprete durante una lezione. Grazie ad alcuni docenti, alcuni interpreti di lingua dei segni e degli studenti sordi che insomma hanno voluto darmi una mano in questo progetto, sono riuscita a fare molte prove. Alcune sono andate così così, ma altrimenti che progetto di ricerca sarebbe? Alcune invece sono andate molto bene. Ho avuto dei pareri positivi, pareri negativi e per me il risultato è stato positivissimo perché da questo è un punto di partenza verso un servizio che sono certa ormai da settembre potrà essere disponibile anche alle università. Ora sto facendo dei consulti insomma con degli esperti di lingue vocali, interpreti di lingue vocali e un tecnico specializzato in modo da aiutarmi in questi ultimi mesi di ricerca. Chiedo scusa all'interprete, sto andando velocissima, mi dispiace. Questo servizio è già stato richiesto fortemente in realtà da un'università del sud che ha conosciuto Visit Live per altre ragioni presso soprattutto gli ospedali e le strutture sociosanitarie e ha fatto appunto una richiesta verso l'utilizzo del servizio in ambiti di conferenza, quindi per le lezioni universitarie ma anche presso gli uffici dell'università e quindi insomma io sono davvero contenta e anche l'azienda ovviamente è molto positiva perché insomma si è capita l'importanza dell'inclusione non solo delle persone sorde ma anche degli studenti stranieri che arrivano presso l'università. Perché Visit Live a lezione l'abbiamo capito, gli studenti stranieri e sordi hanno piena accessibilità, ma perché deve essere cambiato per forza questo metodo che già c'è dell'interprete in presenza? Io non lo voglio cambiare per niente, Visit non lo vuole cambiare per niente, non vuole stravolgere nulla, vuole soltanto aggiungere un metodo a quello che c'è già. Molto spesso io durante la ricerca ho fatto anche dei sondaggi a livello nazionale, ci sono degli studenti, in questo caso studenti sordi, che molto spesso hanno perso delle lezioni perché non è stato trovato un interprete in tempo, oppure perché l'interprete era ammalato e non si trovava un sostituto. Questo non è garantire accessibilità al 100%, ma non è colpa di nessuno questo. Visit Live for Conference può essere un aggiungere un servizio e garantire piena accessibilità. Quindi non è una sostituzione, è andare avanti con la tecnologia, con i tempi, insomma abbiamo di tutto a disposizione al giorno d'oggi, quindi non è sostituire, è procedere insieme. Abbiamo visto anche con i miei colleghi qui, è stato molto bello vedere quanto la tecnologia ci sta aiutando, quindi perché no usare anche il servizio a distanza con un interprete che magari si trova a Napoli o a Roma. Beh, io chiuderei qui, ringrazio Linda per aver interpretato questo mio breve intervento e io termino la chiamata con l'interprete. Grazie Linda. Grazie, arrivederci.
and we're closing up. So I'm going to say, I miei speakers si alzano e vengono davanti. Right, so just to conclude, think about adapting your communication to different audiences, allowing for options, form an accessibility team, test your communication materials with your target audience, and consider all aspects of the environment. And this is the last slide. Bisogna scaricare l'applicazione sul telefono, che è gratuita, e una volta che si è registrati, una volta che si trova qualcosa di interessante da voler comunicare agli altri, lo si può tranquillamente fare e da quel momento in poi il contenuto è visibile a tutti gli utilizzatori dell'applicazione. Poi in seguito si può cancellare il messaggio se magari viene segnalato, che ne so, un lavoro in corso che nel frattempo che può essere una situazione di pericolo, per esempio, o di attenzione in ogni caso. Se quel lavoro finisce, viene terminato, si può tranquillamente cancellare il messaggio, quindi è una cosa in continua evoluzione, insomma. Altre domande, commenti? Bene, allora grazie a tutti. Ah sì, domanda, sì sì. Puoi dire come ti chiami? Mi chiamo Anna e volevo sapere, questo progetto riguarderà sempre soltanto di Venezia oppure normalmente le cose... Scusi? Land Wiki, sì. Sappiamo la risposta. Vai, Giulia? No, perché Blind Wiki è in grado, cioè Blind Wiki è collegato, funziona con il GPS, quindi in qualsiasi parte del mondo tu ti ritrovi, e l'applicazione ti sa dire dove sei, ti registra dove sei, e da quel momento nella tua posizione tu puoi registrare il tuo post, insomma il tuo contenuto, quello che vuoi condividere. Infatti ci sono già altri post in altre città. Sul sito di Rai Radio 3, il programma 3 soldi, 3 puntate. Grazie a te per averlo chiesto. Faccio un attimo vedere, allora, Blind Wiki, il progetto artistico di Antoni, ha un sito che potete vedere,
sono rappresentate le città con tag, quindi tantissime città in giro per il mondo, in Italia, e Venezia è quella che ha più tag di tutti perché ci siamo impegnati molto, non soltanto noi, gli studenti, ma tante persone che sono venute a partecipare. E è un progetto aperto, è un progetto che può continuare, speriamo che continui, e non si tratta soltanto di postare cose utili, ma è anche un modo magari per registrare momenti di esperienze della città o di qualsiasi città a cui uno magari non avrebbe pensato, quindi tante registrazioni di ambienti sonori, di momenti tranquilli, non soltanto i pericoli che vi abbiamo fatto vedere, ma quindi vi invitiamo a esplorare la mappa e poi andare al padiglione catalano, che è alla Biennale, è a San Piero di Castello, quindi in realtà è fuori dal salone della Biennale. All right. Sì, certo. Se puoi dire di nuovo il tuo nome così. Carla Toffolo. Sempre su Blind Wiki, avete pensato di strutturare delle collaborazioni, ad esempio con gli studenti delle scuole superiori della città, in maniera tale che loro possano contribuire alla creazione e diventa una cosa formativa anche per dei giovani? Giuliana, rispondi? Tu sei la collaboratrice ufficiale. Allora, questo era un progetto d'arte, quindi è stato un progetto che appunto Antonia Abad ha svolto con l'Istituto Ramon Llull e lui l'ha lasciato aperto, quindi sta a noi portarlo appunto nelle scuole. E infatti Giulia magari vi racconterà di qualcosa che abbiamo fatto insieme un paio di settimane fa con ragazzi delle elementari, vero? Sì, quinta elementare. Tra l'altro c'era anche Chiara, vorrei dire. Vabbè, in ogni caso, infatti è proprio questo il messaggio, cioè portare il Blind Week anche alle nuove generazioni. L'abbiamo mostrato a dei ragazzi di quinta elementare che hanno potuto sperimentare cosa vuol dire girare per un ambiente senza vedere, quindi hanno potuto vedere le difficoltà e hanno anche provato ad esprimere le loro sensazioni o quello che appunto hanno percepito nel girare in questo percorso Vendatti, quindi un po' il concetto di Blind Wiki, anche se chiaramente le due cose non sono paragonabili in quanto per un cieco questa è la normalità, quindi non si ritrova in una situazione di difficoltà, però insomma dà diciamo un'idea di quelle che potrebbero essere le difficoltà che si incontrano nella vita quotidiana. Ed è importante, abbiamo notato come sia importante, a parte appunto l'idea di formare i giovani a riguardo, ma anche l'idea di girare in gruppo, di mappare, perché un conto è se una persona dice a un'altra di provare l'applicazione e di farlo, magari qualcuno lo fa, ma non tutti, ma invece lo stimolo del gruppo si è rivelato veramente importante e credo che a Venezia non si sarebbero raggiunti questi numeri se non fossero state organizzate queste mappature appunto di gruppo che hanno permesso l'interazione e che generano anche piacere nel farlo, nel fare le cose insieme. Quindi sì, è assolutamente importante, fondamentale continuare in questo binario e portarlo avanti, insomma. Okay, allora direi che a questo punto vi ringraziamo tutti della vostra attenzione, del vostro interesse. E continuiamo così. Allora, thank you all and